Cari amiche e cari amici di Telesole News, buongiorno e dico il buongiorno insieme al nostro Don Antonio Turturro. Intanto, buongiorno, ecco, siamo nella nostra chiesa di Santi Biagio e Francesco per presentare un importante incontro che si terrà quando? Che si terrà sabato 16 novembre alle ore 19 qui presso la chiesa e appunto per il secondo anno consecutivo ci saranno i dialoghi francescani. Ecco, cosa sono i dialoghi francescani? Diciamo ai nostri amici. Eh? Sì, i dialoghi francescani sono dialoghi, ma sono anche dei momenti di riflessione, di approfondimento su alcune tematiche che, diciamo, scaturiscono propriamente dalla peculiarità di San Francesco, che è appunto il santo del dialogo per eccellenza, il santo dell'accoglienza. E quest'anno questi dialoghi saranno caricati di un'importanza particolare perché ricorre l'800° anniversario dell'incontro fra San Francesco e il Sultano. Quindi abbiamo pensato a due ospiti importanti, padre Stefano Cecchin, che è il presidente della Pontificia Accademia Mariana, che ci parlerà di Maria nell'Islam, quindi punto di dialogo fra la religione cristiana e quella islamica, dove sappiamo bene che il dialogo non è imporre la propria verità, ma è accoglienza dell'altro senza pretese di cambiamento. E poi avremo un sacerdote della comunità di Sant'Egidio che ci presenterà le attività di questa comunità, soprattutto per quanto riguarda i corridoi umanitari, che sono punto d'eccellenza della comunità di Sant'Egidio e che rendono un servizio di dialogo e di accoglienza fondato sull'umano. Ecco, quindi due temi veramente importanti e molto attuali quando si parla appunto di accoglienza in questo periodo, no? Questi conflitti politici o comunque di pensiero, e poi l'integrazione. Ecco, nel nostro territorio, ecco, visto che noi siamo a Canosa, come è vissuta l'integrazione? Sì, diciamo che a Canosa l'integrazione ha bisogno, come in tutte le parti, sempre di essere approfondita e un po' abbiamo bisogno anche di riscoprire la nostra identità, di approfondire la nostra identità, perché chi conosce la propria identità non ha paura del dialogo, non ha paura dell'accoglienza, non ha paura di vedere l'altro come un avversario, un nemico. Quindi ecco, bisogna sempre lavorare per riscoprire, per riconoscere la propria identità e anche per conoscere sempre di più se stessi. Questo è anche uno un po' degli obiettivi dei dialoghi, che non sono solamente una celebrazione di un evento, ma sono anche soprattutto un momento per riflettere su ciò che ci circonda. Ecco, Canosa ha un patrimonio storico e il più grande patrimonio di ogni città sono i suoi abitanti, quindi è importante, ecco, approfondire queste tematiche. Certo, va bene. Allora, Don Antonio, rinnoviamo l'appuntamento? Rinnoviamo l'appuntamento a sabato 16 novembre alle ore 19, siete tutti invitati. Perfetto, noi ci saremo e seguiremo insieme a voi, a te, a tutti gli amici che potranno venire. Ovviamente l'ingresso è libero, è gratuito, quindi è importante essere presenti e avere questo bel incontro. Va bene? Quindi con i dialoghi francescani, e io ringrazio Don Antonio Turturro. Grazie a voi. Anzi, rubo anche un lancio, possiamo fare un lancio? Sì, fallo tu che faccio io. Ecco, il 22 novembre qui presso la chiesa di Santi Biagio e Francesco ci sarà un importantissimo concerto della banda filarmonica Giuseppe Verdi di Canosa, insieme a due grandi voci, due mezzisoprani, parlo di Tiziana Casieri e Anna Maria Catalano. Sì. Giusto? No, scusa, Maria Rosaria Catalano. E poi ci sono tante sorprese. Sì. Giusto? Non svegliamo i segreti. Basta, l'importante è che non prendete impegni per il 22 novembre. Vi aspettiamo qui. Grazie. Grazie, Antonio. Grazie a voi.